La bibita misteriosa. Folletta, quanto è grande! Ehi, hey, ciao! Scusami, non ti avevo proprio visto. È che ero rimasta ad ammirare la casa. È così grande e bella! Addirittura l'acqua che arriva in casa. Dove abitavo io prima? Dovevo andarla a prendere alla fonte. Come? Da te è normale che l'acqua arrivi direttamente in casa? Sì, lo so che a città laggiù è una cosa normale. Ma qui è a Fantabosco, è una cosa molto speciale. Mi ha detto Tonio che sono stati i castori a averla portata fino a qui. Gentili, vero? Comunque adesso sarà meglio che sistemi le mie cose, se no faccio tardi al chiosco. Questa coperta sono proprio affezionato. Me l'ha regalata la mia fata madrina quando sono nato. È una coperta speciale, lo sai? Sì, perché si allunga e si allarga a mano che io cresco. Quando sono nato era piccola piccola, mentre ora ricopre quasi tutto il letto. E la mia fata madrina, quando me l'ha regalata, mi disse che la luna accompagni il tuo sonno ed il sole ti risvegli con un sorriso. Bah, forse è per questo che mi sveglio sempre contento. Ah, qui c'è tutta la mia famiglia. C'è la mamma Milla Cartilla e il papà Pigno Cotogno e poi anche tutti gli altri che ti presenterò più avanti. A proposito, lo sai che io e Tonio siamo parenti? Parenti di pignottesimo grado. Sì, sì, sai, noi folletti luminosi non siamo poi tanti tanti. E gira e volta siamo tutti parenti alla lontana. Ah, questa sarà meglio metterla fuori. È la mia bibita speciale. Si chiama Moraviglia. E più tardi la farò assaggiare a tutti gli amici del Fantabosco. Certo che sono un folletto bibitiere. E prima di me è mio padre, e mio nonno, e mio bisnonno, e mio trisnonno. E, insomma, siamo tutti folletti bibitieri dalla notte delle pigne. È da miei avi che ho ereditato la ricetta della Moraviglia. Lo sai, il segreto delle bibite può essere trasmesso una sola volta nella vita, da padre a figlio, nella lunga notte della luna chiara. E a me, mio padre me l'ha rivelato proprio lo scorso anno e mi ha regalato la preziosissima boccetta di estratto che serve a preparare la Moraviglia. Ne basta una sola goccia per prepararne litri e litri. E una volta pronta, deve riposare almeno una notte fuori e sotto la luna chiara. E poi è veramente buonissima.
folletto, testo di folletto. Attendimi, attendimi, ti dico. Devo fare una notizia urgente. Radio gufo, naso a becco, occhi a faro. Apri gli occhi, coso buffo, apri il becco e parla chiaro. Ma per me le valvole, ma non credevo che tu conoscessi questa filastrocca. Vabbè, poche chance. Ecco la notizia. Principessa Oressa arriverà al chiosco per assaggiare le tue bibite e per decretare con il sigillo reale che tu sei all'altezza della fama del chiosco. Perciò sbrigati ad andare e non farmi fare brutte figure. Stai tranquillo, Radio Gufo. Ti farò fare un'ottima figura. Parola di folletto. Chissà cosa contiene questa bottiglia che ho rubato, che ho trovato vicino ai gradini. Oh, che profumo! Ma questo è profumo di more. Sì, me lo ricordo perfettamente, perché davanti alla tana di mamma Rasca c'era un bel cespuglio di more. Bello, spinoso, difendeva l'ingresso della tana. Ricordi, Lupacchiotti? Vabbè. Niente a che vedere col tiramisù, eh? Fammene assaggiare ancora un po'. Ah, è buono, è vero, sì. Un po' Lucio, un momento. Ma perché una cosa così buona è stata lasciata così, da sola nel bosco? E se fosse una bevanda stregata? Cioè, una di quelle bevande che poi ti fa fare delle cose stranissime? Mi sento già male! Ma perché non ci ho pensato prima? Lupo Lucio! Adesso ti spunteranno peli dappertutto! Quelli ce li ho già. Mi verranno le orecchie lunghissime! Quelle ce l'ho già. No! Lupo Lucio! Lupo Lucio! Ti cadranno tutti i peli, sì! Lo sapevo! Sarò l'unico lupo spelacchiato di tutto il Pantabosco! È meglio che vada a vedere che cosa fa Strega Varana. Sì, perché quella strega è da tenere sott'occhio. Un momento. Se questa bevanda è stregata, è meglio nasconderla, eh? Sì, sì. Bisogna tenerla lontana dalle grinfie di chiunque, sì. La metto, la nascondo. Qua, sì, qua. Ecco fatto, sì, qui. Con tutti i ladri che ci sono qui. E adesso la strega varana, sì, via. Uffa, superuffa e arciuffa. Che sete. Forse un po' d'acqua di sorgente. Userò il calice che ho portato per l'assaggio delle bibite. Il primo assaggio al chiosco deve avere un certo stile. Un momento. E questa che cos'è? Che bottiglia. Strana. Che colore. Che profumo. Se conoscessi tutti i profumi dei fiori, direi che questo li ricorda tutti. Sentiamo che gusto. Che gusto ha. È squisita. Non ho mai assaggiato niente del genere. Questa bottiglia è stata nascosta proprio qua? Non sarà per caso un filtro stregato capace di trasformarmi in una ranocchia? O in pelle d'asino? O in una delle tre mele arance? Forse è meglio che la porti via con me. Sì, sì, forse è proprio meglio. È meglio che vada a fare un salto nell'antro di Strega Varana, sì. Andrò a dare un'occhiata. Ma dov'è finita? L'avevo lasciata proprio qui.
È impossibile che sia sparita. Le bottiglie non hanno mica le gambe. Ah, Cipigna, sono rovinato. Proprio il mio primo vero giorno di lavoro. Ehi, Milo, ciao. Parli da solo. Ma non dovresti essere già al chiosco? È sicuro che dovrei, Fatalina. Il fatto è che ho perso la cosa più preziosa che ho. Anzi, non l'ho persa. È proprio sparita. E sarebbe? È la mia bottiglia di Moraviglia. E è una bibita speciale che voi qui al Fantabosco non avete mai bevuto. Senti, senti, folletto nuovo, bibita nuova. Magari. Radio Gufo prima mi ha detto che oggi Principessa Odessa viene al chiosco e decide se sono veramente degno di restare. Il fatto è che proprio oggi la mia bibita è sparita. Su, su, sono sicura che andrà benissimo anche senza questa Moraviglia. Piuttosto, le conosci le bibite tradizionali del Fantabosco? Ad esempio il blumele, che è la bibita preferita di Orco Rubio. È meglio che tu gliele faccia sempre trovare un bel barilotto pieno, altrimenti lui arriva ed è capace di mandare in pezzi tutto il bancone con un pugno. Sì, certo, lo so fare. Ecco, e poi parliamo della scivolizia, che è la bibita preferita da Strega Varana. Sai che lei la preferisce condita con un pochino di bava di rospo. Nessuna strega si è mai lamentata della mia scivolizia. E il tiramisù, che è la bibita preferita di Lupo Lucio? Ah, non ti devi preoccupare se dopo averla bevuta dirà che è cattiva e cattivissima, dice sempre così. Il tiramisù lo so fare anche con la panna. E che cosa mi dici della spumosa? Quella, stai attento, perché è la mia bibita preferita. Una volta ho indovinato tutti gli ingredienti. Ascolta. Dell'ottima violina, acqua di pioggia della mattina, acqua di pozzo presa al tramonto, frullato di limone, succo d'erba di dragone e un sacco di baba mix. Bravo. E poi c'è la favolizia, la bibita preferita da Principessa Odessa. La sai fare? Certo che la so fare, ma perché mi prendi? So fare anche la cremia, il pioggialatte, l'acquolina, la fruziante, la stappafiabe e la schiumante. Allora sei a posto, no? No, Fatalina. Il fatto è che per noi folletti bibitieri è una questione di dignità. Ecco, chi arriva in un posto nuovo deve portare una bibita speciale. E la mia per l'appunto è la Moraviglia. Oh, ma perché non ne fai un'altra? Se hai bisogno di rugiada te la procuro io. No, grazie, Fatalina. Per fare la Moraviglia e per far sì che sia veramente buona deve rimanere un'intera notte al chiaro della luna. È inutile, sono semplicemente rovinato. Cos'altro potrei fare per accogliere degnamente Principessa Odessa? Ma no, ma Principessa Odessa non è mica la barba blu. Lei sì, ogni tanto è un po' così, un po' nervosetta, ma è generosa e capirà la situazione. Tu potresti addobbare per benino tutto il chiosco. Poi quando lei arriva le offri della buonissima favolizia e poi le dici che torni il giorno dopo per farle assaggiare la tua novità. Piuttosto, io mi chiedo, ma la tua bibita è davvero sparita? Sicuro, come il fatto che questa è una mano. Io temo che la possa aver preso Strega Varana per fare un incantesimo, farla bere a tutti e poi incolpare te dei suoi malefici. Ma Cipigna, non ci avevo pensato. Pensi che la mia bibita possa diventare un pericolo? Forse sì, forse no. Però sarà meglio controllare. Facciamo così. Tu vai al chiosco e io vado davanti all'antro di Strega Varana. È vero che io non posso fare degli incantesimi del male, però la bibita è un liquido e io potrei su tutti i liquidi e potrei fare una bella magia. Vediamo. Potrei fare la magia dell'acqua danzante, che fa ballare l'acqua nella pancia di chi l'ha bevuta e fa venire un irresistibile desiderio di danzare. Allora facciamo così. Io vado e ci vediamo dopo al chiosco. Grazie, Fatalina. Devo essere assolutamente sicura che in questa bottiglia non ci sia un filtro incantato. Ci manca soltanto che mentre Principe Giglio mi bacia, io mi trasformo in una ranocchia. Per la coda del coyote, speriamo che quella bevanda non mi trasformi in un principe. Che fine ingloriosa! Lupo Lucio! Sì? Bella giornata, vero? Che cosa ci fai da queste parti? Io così ci faccio da queste parti che... Sono venuto qui per respirare un po' di aria balsamica che prepara Strega Varana. Non mi fare ridere, Lupo Lucio. A te piacciono gli aromi di Strega Varana? Acqua marcia di sardine e lavanda gastrica di ragno.
Sì, ma in effetti... Ah no, eccoci! Guarda, dopo il mio ultimo naso raffreddore, insomma, è così. Io ho perso un po' di olfatto. E sai che un lupo senza olfatto è un lupo morto! Scusa, ma a te che cosa interessa che cosa ci faccio? No, tu invece, cara principessa, che cosa ci fai qui? Ah, beh, ecco, sono venuta a ritirare un, ecco, una cura, sì, una cura di bellezza che mi aveva consigliato Strega Varana tempo fa. Una cura di bellezza! E in che cosa consiste, non lo so? Ah, in uno stricca brufoli al carbone? No! In uno schiaccio orecchie al fango di palude? No! Ho un drizzadenti con la pietra pomice. Lupo Lucio. Ah no, che a guardarti bene, oh, ti servirebbero tutti e tre. Lupo Lucio, non ti permetto di insultarmi così. Io sono la tua futura regina e quindi mi devi rispetto. Che strano. Lupo Lucio, principessa d'Est davanti all'antro di Strega Varana. Chissà cosa stanno complottando. Vabbè, Lupo Lucio, visto che siamo qui, vediamo se c'è Strega Varana. Ah, giusto! Così non avremmo fatto tutta questa strada inutilmente. Vabbè, prego, prima le principesse. No, 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 prego, prima tu, Lupo Lucio. No, 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 prima le principesse. No, no, prima i lupi. E vabbè, andiamo insieme. Sì. Strega Varana, ci sei? Strega Varana! Ancora più strano. I due che la cercano assieme. Magari hanno fatto un patto con lei. E sì, sembra impossibile, ma si può scoprire facilmente. Anzi, saprò molto bene se loro sono stati coloro che hanno bevuto la bibita di Milo Cotogno. Com'era la magia dell'acqua danzante? Magia potente d'acqua danzante, muoviti subito, balla all'istante! Oh, mamma lupa! E che cosa succede? Non riesco a stare fermo! Neanch'io, Lupo Lucio! I piedi si muovono da soli! Secondo me è un maleficio di Strega Varana! Eccoli beccati! Loro hanno rubato la moraviglia! Mamma folletta! Adesso dovrò pensare a tutto io. Chissà se ce la farò. Ogni tanto mi sento la testa vuota come una zucca. E mi pare di non ricordare neanche una ricetta. Scusa, Palin, che ti prende? Vediamo questa filastrocca. Se ti senti buono a niente, agitarti non conviene. Tu sta fermo, non far niente. Vedrai come lo fai bene. E nel mentre che lo fai, se ne va l'umore brutto. E alla fine scoprirai, sei di nuovo buono a tutto. Ehi, è bellissima, Sputa Pallin. Grazie. Lo pensi anche tu? Sì? Beh, se lo dici tu, allora ci credo. Bene, Fatalina mi ha detto di preparare un bel addobbo. E addobbo sia. Basta con le paure. Vediamo se ho tutto l'occorrente. Allora, cartoncini. Fogli di carta velina. Nastro adesivo. Forbici dalla punta arrotondata. E una matita o un pennarello. Allora, se vuoi fare anche tu i festoni a casa è molto semplice. E se non hai la carta velina, basta prendere i fogli delle strisce di giornali colorati e diventano uguali a questi. Allora, bisogna prendere un foglio di cartoncino e farci un disegno. Io, per esempio, ho fatto un pesciolino. E poi bisogna ritagliarlo. Così. Se disegni un pesciolino anche tu, mi raccomando di non fare né il muso del pesce né la coda a punta e dopo capirai perché. Ecco fatto. Poi, una volta che hai la forma del pesciolino, prendi la striscia di velina colorata. E sopra ci disegni il pesciolino che hai ritagliato.
prima già, mi raccomando, devi piegare la carta velina a fisarmonica. Una volta che hai fatto il disegno, ripieghi per bene, preciso. Fisarmonica. E poi puoi cominciare a ritagliare. È come se tanti pesciolini si dessero un bacio. Fatalina, fai qualche cosa! Te lo ordina la tua futura regina? No, le fate non prendono ordini dalle future regine. E dei lupi feroci? No, sarà Emilia a decidere cosa fare. Ti piace? Ma soprattutto, pensi che piacerà a principessa Odessa? Sì? Bene. Ma che cosa sta succedendo? Ma che cos'è tutto questo baccano? Milo, ho trovato i ladri della tua bibita. Ho fatto l'incantesimo dell'acqua danzante. E guardali, sgambettano, che una bellezza. Fatalina, visto che l'hai fatta tu questa magia, adesso la fermi. Sì, Fatalina, falli smettere, ti prego. Cerchiamo di capire che cosa è successo. E va bene, se è quello che vuoi, era così divertente. Magia potente d'acqua danzante, fermati subito in questo istante. Ecco, io ho interrotto l'incantesimo, ma adesso voi due mi dite chi ha rubato la bottiglia di Milo. Ma che... rubato! Sempre con questi vostri paroloni. Rubato! E che l'ho trovata lì vicino ai gradini e ho pensato di metterla al sicuro, eh! Come no? Al sicuro nella tua pancia, vero? Come? E poi mi sono spaventato perché ho pensato che fosse... sì, che fosse uno di quegli intrugli che fa strega varana, sai? Io naturalmente non ho rubato nulla. Ho solo trovato questa bottiglia nascosta nell'erba. E così, dopo averla assaggiata, ho avuto paura di essere, ecco, sotto un incantesimo stregato. Ma adesso che so che tua, Milo, ho solo una domanda da farti. Che cosa c'è dentro di così tanto buono, profumato, leggero? È la moraviglia, principessa Odessa. È la mia specialità. E sarò lieto di offrirtela ogni volta che vorrai assaggiarla. Sono davvero contento che ti piaccia. Piacermi! È ultra super iper arci extra fantastica! Avrai il mio sigillo reale. Meno male che è finito tutto bene, eh? Vabbè, adesso comunque devo finire di organizzare il chiosco. Ho ancora un sacco di cose nuove da conoscere. Poi devo preparare le bibite. E domani devo anche finire di sistemare la casa. Vabbè, tanto io sono sempre qui. Mi raccomando, ti aspetto. Ormai siamo diventati amici, no? Allora, a presto. Ciao.